adesso? Adesso in che senso? In questo periodo? Sì. Dunque, sto vivendo un momento dal punto di vista professionale stazionario. Comunque sono propositiva, positiva e fiduciosa. La vita è lunga, sono ancora una giovane ragazza di 35 anni, quindi ho tante altre occasioni, no? Nel frattempo mi sono spostata verso un altro campo. Sono stata scelta come testimonial per una campagna sociale contro il disboscamento delle foreste pluviali africane. Questo è anche stato portato nella Camera dei Deputati come progetto di legge dal gruppo parlamentare De Verdi e quindi diciamo che sto dando la mia immagine per campagne legate alla politica. Chissà, forse è un campanello d'allarme, forse magari sono più adatta per fare politica e non per fare spettacolo, forse sono più adatta per diventare la portavoce di tutte le persone extracomunitarie e non solo africane come me, ma anche albanesi, marocchine, nordafricani, che comprendono anche i marocchini, i tunisini, rumeni no, non sono più extracomunitari, sono comunitari. Non lo so, la vita è così strana. E riserva tante sorprese, per cui io non voglio aggiungere nient'altro, anche perché non ho nient'altro da aggiungere, un po' per scaramanzia, un po' perché non c'è niente di concreto attualmente, però sono propositiva, positiva e fiduciosa. Posso soltanto dire che continuerete a sentir parlare di Sylvie Lubamba, non so in quale veste, non so se come pornostar o come mendicante. Che chiede l'elemosina. Grazie. O come presentatrice, non lo so, vediamo, attrice, non so. Boh. Marchette 2008, ritorniamo? Dunque, non so darvi una risposta certa. I contratti si firmano anche 2 settimane prima del programma, il programma inizia tra un mese preciso, il 15 gennaio, e quindi vedremo. Io mi sono trovata molto bene con Piero Chiambretti è il mio papà televisivo al quale devo la mia popolarità, la mia notorietà. E mi piacerebbe continuare a lavorare con lui, perché comunque ho tante cose ancora da imparare, da perfezionare, e lui è un ottimo maestro anche solamente osservandolo. Quindi spero, altrimenti vorrà dire che è giunta l'ora comunque di staccarmi da lui, arrangiarmi, rimboccarmi le maniche e sperimentarmi da sola o con qualche altra persona in altri programmi, non lo so. Dell'esperienza della talpa cosa ti è rimasto? Mi è rimasto tutto e niente. Ho capito più che altro che nel mondo dello spettacolo non si può parlare di amicizia, perché i rapporti sono molto veloci e quindi per una persona comunque sensibile come me, che veniva da un programma di nicchia come Marchette, dove non c'era concorrenza, non c'era competizione, c'era ancora quella forma di rispetto, di lealtà, di educazione, ritrovarmi catapultata in un reality con delle persone, perché comunque io ero un personaggio emergente che aveva voglia di farsi conoscere, quindi era quello il mio obiettivo, ero con altre persone che avevano voglia invece di rifarsi di pubblicità, quindi mi sono ritrovata delle persone agguerritissime, molto concentrate, e non mi rivolgo a tutti per carità, però alla maggior parte, e ho finalmente capito come funziona il meccanismo della televisione. Mai affezionarsi, bisogna pensare a se stessi senza mancare di rispetto al prossimo, l'educazione alla base, però per carità mai affezionarsi, mai farsi coinvolgere, perché in quel momento la prendi quel posticino e lo so per esperienza, quindi è un'amara realtà, però che per chi vuole fare questo
questo lavoro, per chi ha passione, per chi è drogato dal tubo catodico come me, nel senso più positivo del termine, non è che se non ci sono sto a casa e piango, no, quello no, oppure mi metto a criticare le persone che sono più in video rispetto a me e parlarne male, no, non sono quel tipo di, non sono quel genere di persona che soffre l'allontanamento dalla televisione. Però insomma, ecco, la talpa mi ha aiutato a capire come funziona il meccanismo della televisione, nel bene e nel male, posso dire solo questo. Ho incontrato una volta, circa un anno fa, alla stazione di Firenze con Cristiano Malgioglio, sì. Che rapporto hai con lui? Dunque, a me piace molto come persona, lo trovo divertente, colorito e particolare, non mi piacciono le persone comuni, non mi piacciono le persone banali, per cui io sono molto attratta da un personaggio come lui. Non lo posso definire un mio amico perché nonostante abbiamo io il suo numero di telefono e lui il mio, ci sentiamo occasionalmente, giusto per Natale, per Pasqua o per qualche evento particolare dove c'è questo scambio, ti invito al tale evento, andiamo insieme e basta. Mi piacerebbe approfondire il rapporto, mi piacerebbe diventare una sua amica, sarei onorata comunque di essere una dei pochi o dei tanti amici di Malgioglio, non lo so. Grazie Lubanna, siamo stati molto felici di averti con noi a Blogosfere. Grazie a voi.